Parte da Napoli il viaggio di Ottobre Prevenzione, la campagna promossa dall'ALS, l'associazione lotta ai tumori del seno. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala Ulisse presso l'Hotel Mediterraneo. All'evento sono intervenuti in qualità di relatori l'assessore ai servizi sociali della provincia di Napoli, Filippo Monaco, il professor Giuseppe D'Aiuto, direttore del Dipartimento di Senologia del Pascale, la professoressa Nunzia Nappo, docente di economia all'Università Federico II e componente del team di coordinamento scientifico dell'ALS, e il presidente dell'ALS Pasquale Oliviero. Nell'occasione è stato presentato il camper Donna, l'unità mobile di senologia dell'ALS messo a disposizione della provincia di Napoli. A bordo del camper Donna, in 10 comuni dell'Interland partenopeo, Casoria, Castellammare, Melito, Piano di Sorrento, Portici, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Sant'Antimo, Torre del Greco e Villaricca, verranno effettuate le visite di prevenzione secondo un preciso calendario consultabile online. La prevenzione è un aspetto fondamentale per ridurre la diffusione del tumore al seno, ma poi indispensabile curare, ha sottolineato nel suo intervento l'assessore Filippo Monaco. Assessore Monaco, continua la collaborazione con l'ALS in un settore fondamentale come la prevenzione per il tumore al seno. Ci siamo associati e affiancati a questa iniziativa importantissima, voluta con forza dalla nostra amministrazione, grazie anche al Presidente Pentangelo che ha voluto che si rendesse materialmente possibile questo connubio. Si è creata questa empatia istituzionale tra le parti perché riteniamo importante che nel territorio della nostra provincia di Napoli tutte le donne debbano avere la possibilità di almeno prevenire ed eventualmente poi curare. Per cui ci auguriamo di fare questa grande campagna di sensibilizzazione affinché i direttori generali delle ASL e i livelli superiori della sanità possano cercare di creare quelle condizioni affinché tutto il lavoro svolto da oggi in poi non sia depauperato e vada perso. Il professor D'Aiuto ha ricordato come nel mondo ogni 15 minuti una donna scopre di avere un tumore al seno e che in Italia ogni anno ci sono 40.000 nuovi casi di malattia. È necessario perciò, ha detto il professor D'Aiuto, migliorare l'informazione perché i dati della nostra regione sono purtroppo poco incoraggianti. Professor D'Aiuto, nel suo intervento lei ha parlato di una differenza culturale tra le regioni del nord, centro-nord e sud rispetto alla cultura della prevenzione. Perché? Perché abbiamo registrato statisticamente che mentre in nord le donne aderiscono alle campagne di prevenzione e quindi alle campagne di screening nell'ordine di oltre il 70%, arriviamo in Campania e questo tasso arriva invece a sfiorare di poco il 20%, il che significa che l'80% rimane a casa, l'80% non aderisce alla informazione. Allora dobbiamo promuovere molta più informazione, dare più possibilità alla donna di avere la consapevolezza della propria salute. Questa iniziativa che nasce con il finanziamento del 5 per 1000 che l'Associazione per la lotta ai tumori del seno mette in campo porterà il camper in 10 comuni della provincia. Sono comuni campione, ma è laddove abbiamo potuto valutare una bassissima percentuale di adesione allo screening. Dottor Oliviero, presidente dell'ALS, una domanda che sembra banale, ma che in realtà esce fuori anche dagli interventi che si sono stati stamattina durante la conferenza stampa. L'importanza dell'autopalpazione e come è possibile insegnare alle donne questo meccanismo. L'ALS ha sempre creduto nell'autopalpazione, come abbiamo sentito stamattina dal professore D'Aiuto. Se tutte le donne facessero l'autopalpazione potremmo ridurre la mortalità del 30%, perché quali mani migliori delle proprie è quello di visitare il proprio seno? Solo che è una metodica che mette ansia e allora bisogna farla nei momenti dei cicli dove il seno non è gonfio, e soprattutto è una metodica molto semplice, poi basta abituarsi a conoscere il proprio seno. Dunque la donna non deve fare la diagnosi del tumore al seno, la donna deve conoscere il proprio seno, e si conosce toccandolo, palpandolo delicatamente. Per esempio vi invito a visitare il sito dell'ALTS, www.alts.it, dove c'è un video molto chiaramente che vede l'autopalpazione.